Sonia, 36 anni, artista avellinese, ci racconta dei suoi 5 anni di inferno, perseguitata dal suo vicino di casa, un 37enne, arrestato poche settimane fa dai carabinieri della compagnia di Avellino, dopo ripetute denunce e segnalazioni. Ogni giorno per me poteva essere l'ultimo, rivela Sonia. Tante volte mi sono detta, chissà se questa giornata la supero, chiusa in casa per l'ennesima volta, perché poi comunque poi le pareti di casa ti risultano strette, vorresti fare tante cose, tornare a lavorare, prendere un po' d'aria, ma non puoi farlo. Sonia in questi ultimi 5 anni è stata costretta a barricarsi in casa, evitare di uscire con gli amici, a dover rinunciare anche a lavorare, scortata da polizia e carabinieri, anche quando doveva recarsi a fare la spesa o per una visita dal medico, fino a decidere di cambiare casa, a trasferirsi presso una dimora tenuta nascosta a tutti, a snaturare le sue abitudini, a restare lontano dai suoi affetti. Quell'uomo era diventato la sua ombra. C'è un momento in cui ha avuto particolarmente paura, un momento di violenza? Sì, quando stava tentando di sfondare la porta di casa e io stavo da sola in quel momento, però fortunatamente la porta è una porta solida e ha retto. Le telecamere ce le ha sfondate, l'ultimo episodio dove ha distrutto non solo le mie telecamere ma tutto il palazzo, ha staccato anche i fili della corrente elettrica, il portone, tutto, è stato il 21 gennaio, quindi poco fa, qualche giorno fa tutto sommato. Nonostante l'arresto di chi gli aveva reso la vita un inferno, Sonia, ancora a paura, non riesce a riprendersi la sua vita, traumatizzata da un incubo che le sta ancora addosso, assistita dall'avvocato Giulia Abate, la donna chiede alle istituzioni di non lasciarla sola, il legale ha presentato un'ulteriore denuncia cautelativa. Per ora polizia e carabinieri seguono la vicenda con la massima attenzione, ma l'uomo potrebbe presto tornare in libertà. Il pericolo che lo stalker possa fare del male ai miei cari non mi fa chiudere occhio, dice. Per Sonia l'inferno ancora dietro l'angolo. Ha capito dove abito io ora e quando tornerà, che uscirà, andrà dritto dritto davanti alla porta di casa mia dove stanno i miei genitori. Quindi questa è una paura generale, non è solo per me, anche per la mia famiglia, perché lui ha preso di mira proprio tutti. E qual è il suo appello allora alle istituzioni? Che si devono rendere conto che comunque qua è in ballo la vita di una famiglia intera.